Se anche tu come me lavori spesso in ambiente Linux, conoscerai sicuramente i comandi di base per la gestione del file system. Sto parlando ad esempio di comandi come ls che ti permettono di visualizzare il contenuto delle cartelle, oppure ad esempio cd per cambiare la cartella, o ancora cat per visualizzare il contenuto dei file, df per visualizzare lo stato del disco fisso, du per controllare l'occupazione delle directory e via dicendo. Però esistono delle alternative più moderne a questi comandi che funzionano meglio o sono semplicemente più gradevoli da utilizzare. Ah, dimenticavo, ciao, sono Zane di Turbolab.it e in questo video vedremo proprio 10 alternative ai comandi classici di Linux per utilizzare il file system in un ambiente moderno. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, ma entriamo subito nel vivo della trattazione. Il primissimo comando che voglio mostrarti è un'alternativa al classico df. Eccolo qua. Come ben saprai, probabilmente df è il comando che ti permette di visualizzare lo stato di tutte le tue partizioni, di tutti i file system collegati al tuo PC, e si presenta sostanzialmente in questa modalità molto piatta e anche un po' difficile da interpretare. L'alternativa che voglio proporti si chiama invece duf, vedremo fra poco come installarlo, e si presenta appunto in questo formato. Quindi le informazioni che vediamo qui sono sostanzialmente le stesse riportate da df, però sono presentate in questo formato tabellare che secondo me è molto più comodo da gestire, in particolare perché qui in alto nella prima tabella abbiamo una lista dei dispositivi collegati al PC, in particolare abbiamo la root del nostro file system mostrata immediatamente qui in alto. Sotto troviamo la partizione UEFI, in particolare quella che è necessaria per il boot del PC, e in caso fossero ad esempio collegate delle chiavette USB o dei dischi USB esterni, li troveremo sempre in quest'altra tabella in alto. Se poi fossero collegati dei dischi di rete, li troveremo in una tabella dedicata qui in mezzo. E solo in ultima battuta c'è quest'altro gruppo di informazioni che riguarda i dispositivi speciali che generalmente non ci interessano. Quindi questo DUF secondo me è estremamente interessante, soprattutto per la facilità di comprensione delle informazioni. Per installarlo, poiché non è vincolato immediatamente nei nostri sistemi operativi, dalle distribuzioni Linux moderne, puoi andare qui su turbolab.it 3492 e trovi le informazioni per installarlo. In particolare per Ubuntu basta utilizzare sudo apt install duf-y per ottenertelo sul tuo PC. Il secondo comando che voglio presentarti è un'alternativa al classico du. Eccolo qua. Quando lanciamo du, in particolare, come ad esempio dentro una cartella come questa, ci mostra la dimensione dei vari file, delle varie cartelle che si trovano nel percorso corrente. Però, come vedi, non è molto chiaro che cosa stia succedendo, e in particolare non è molto chiaro quali siano le cartelle che consumano più spazio all'interno di questa directory nella quale ci troviamo in questo momento. Per far fronte a questo problema, secondo me possiamo utilizzare questa ottima alternativa che si chiama GDU, eccolo qua, che si presenta con questa schermata dall'interfaccia vagamente grafica, molto più pratica da gestire. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video. In particolare ci permette di visualizzare che siamo dentro la cartella HomeZone, quindi dentro alla mia home, e sono presenti queste cartelle. Ora mi sto spostando con le frecce direzionali all'interno della lista e posso in qualsiasi momento entrare con invio oppure premendo freccia verso destra dentro una qualsiasi di questi elementi per entrare in una cartella e vedere che cosa c'è dentro. Ad esempio possiamo entrare qui dentro nella cartella immagini, c'è un'altra cartella che si chiama sfondi, quindi di nuovo rispetto alla gestione precedente è molto più pratico e molto più facile da visualizzare anche a colpo d'occhio. Possiamo entrare ad esempio in sfondi e vediamo che dentro c'è questa immagine PNG. Un altro aspetto che mi è piaciuto moltissimo di questo GDU è il fatto che è presente un mini gestore di file integrato. Infatti proviamo a entrare ad esempio qui nella cartella scaricati, quindi nella cartella download della nostra home, e vediamo che sono presenti due file. In caso volessimo ad esempio eliminare questo, ci basta battere D sulla tastiera, ecco qua ci viene chiesta conferma, e possiamo spingere yes per confermare ed eliminare direttamente i file tramite questo gestore. È veramente molto comodo se stiamo lavorando ad esempio su un server remoto tramite SSH e abbiamo a disposizione
disposizione solamente l'interfaccia da linea di comando. Per installare questo GDU, come abbiamo detto, basta di utilizzare in ambiente Ubuntu il repository ufficiale messo a disposizione dall'autore stesso. Quindi qua nel nostro articolo turbo.it/3492, qui verso la fine nel paragrafo GDU, abbiamo a disposizione tutto il comando che una volta lanciato nel terminale aggancia il PPA di questo pacchetto e permette di installarlo in una sola mossa. Un'altra cosina importante da conoscere per gli utenti Linux è, secondo me, il comando ls-la. In particolare, se digitiamo solo ls, come in questo caso, otteniamo una lista piatta di tutte le cartelle e i file contenuti all'interno della directory corrente. Però io fondamentalmente ls non lo utilizzo mai da solo, ma utilizzo sempre ls-la per visualizzare le informazioni dei file in questo formato, che ci permette anche di capire chi è il proprietario, quali sono i permessi e via dicendo. Il problema è che, appunto, digitare ls-la non è molto comodo e quindi la maggior parte delle distribuzioni Linux moderne rende disponibile il comando ll. Eccolo qua, che fa sostanzialmente la stessa cosa, però è molto più pratico da digitare. In realtà, per completezza, ll non è veramente un comando, ma è un alias definito automaticamente all'interno delle cartelle di ogni utente, ma il risultato è sostanzialmente lo stesso. Mi è capitato però diverse volte, soprattutto lavorando su sistemi server, che ll, che io utilizzo tantissimo, non fosse disponibile. Per questo motivo ho creato uno scriptino che si chiama LLL, quindi tre volte, che rende disponibile il comando LL aggiungendo anche il meno H. Quindi per installarlo basta copiare e incollare questo singolo comando e sostanzialmente diviene immediatamente disponibile il comando LLL, che appunto fa quello che fa LL anche in caso non fosse presente l'alias. Un altro comando che tutti noi utilizziamo moltissimo tutti i giorni è sicuramente il buon cd, che permette di cambiare directory. Ad esempio, cliccando ad esempio qua dentro cd tla base bundle, posso entrare in questa cartella nella quale posso utilizzare appunto ll per poi visualizzare tutti i file. Non c'è niente di male ad utilizzare cd, l'unico problema è che quando dobbiamo entrare magari all'interno di percorsi molto nidati con molte directory diventa veramente molto tedioso. Se dobbiamo spostarci fra percorsi molto lunghi per molte volte al giorno diventa una gran rottura di scatole. Per far fronte a questa necessità, di nuovo ho sviluppato un piccolo script che si installa sempre tramite il pacchetto zzalias, che è lo stesso che abbiamo installato magari poco fa per utilizzare il comando ll, e sostanzialmente questo zzcd funziona in questo modo. Una volta installato il pacchetto, appunto utilizzando questo comando che trovate qui, la prima cosa da fare è impartire il comando zzcd, che è appunto il comando che utilizzeremo in seguito, seguito dall'indicazione edit. In questo modo si apre questo file di testo nel quale potremo specificare quali sono le cartelle che ci interessano utilizzare. Ad esempio, io spesso entro nella mia home chiamata home zane, oppure in un'altra cartella che si chiama home/zane/tla base bundle, che è un'altra cartella presente dentro alla mia cartella home. A questo punto mi segno queste cartelle direttamente qui, mettendo anche le barre dove servono. Posso salvare il file, quindi CTRL O invio per salvare e CTRL X per uscire da nano. A questo punto quello che succede, come vediamo qui, è che queste cartelle sono immediatamente disponibili, quindi le posso selezionare e battendo invio entreremo immediatamente all'interno di queste cartelle, che quindi saranno immediatamente disponibili senza bisogno tutte le volte di dover ripetere tutto il percorso. Quindi in questo momento siamo a questo livello, battendo adesso zzcd, ecco che ci viene aperto di nuovo questa interfaccia grafica. Possiamo tornare all'interno di quest'altra cartella oppure spostarci rapidamente anche all'interno di tutte queste altre cartelle. Quindi da ricordare zzcd edit per aprire nano, da qui possiamo personalizzare le cartelle che ci interessano, mentre invece utilizzando il solo zzcd senza nessun parametro ci viene visualizzata la lista delle cartelle che abbiamo appena definito e possiamo saltare dall'una all'altra con grande rapidità. Chiaramente c'è la scocciatura iniziale di dover copia e incollare tutti i percorsi all'interno del file, ma poi una volta che questa cosa è fatta, da lì in poi è tutta in discesa, perché potremo spostarci velocissimamente su tutte le nostre cartelle senza bisogno di digitare ogni maledetta volta l'intero percorso. LSLA sono degli ottimi strumenti per visualizzare il contenuto delle cartelle, però di nuovo si può fare ancora meglio. In particolare c'è un programmino che si chiama Hexa, che si propone come un sostituto più moderno ai classici LS ed LL. Ora, per rendersi conto di che cosa offra in più questo Hexa rispetto al classico LS, è necessario aggiungere
un po' di parametri, come questi ad esempio, exa con questo lungo, con questa serie di parametri e argomenti, battendo invio, si propone in questa bellissima schermata che ci offre appunto tutte le informazioni in modo tabulare, anche con una bella intestazione, i permessi tutti colorati, il numero di link che rimandano a questi file, la dimensione, l'utente, il gruppo, la data di ultima modifica e il nome del file. C'è un'altra cosina molto interessante che voglio farti vedere per quanto riguarda EXA, in particolare se entriamo in una cartella che è sotto Git, quindi è sotto controllo di versione come ho fatto in questo momento, possiamo di nuovo utilizzare EXA per richiamare le informazioni e appare anche questa colonna Git che ci dice appunto se il file in questione è stato versionato, è stato modificato oppure se è stato ignorato, e questo sicuramente per chi lavora molto con Git come faccio io è un'ottima ottima cosa. Ora per installare EXA puoi fare riferimento di nuovo all'articolo su turbolab.it ed eccolo qua, il comando da utilizzare è questo, sudo apt install exa-y e il gioco è fatto. Ora, una chicca per non dover tutte le volte ricordarsi questa lunghissima serie di parametri che secondo me va un po' a svilire il fatto che abbiamo installato un tool per renderci più semplice le cose, io di nuovo ho preparato nel comando LLL che ti ho fatto vedere prima la gestione anche di EXA, quindi se hai installato EXA sul tuo PC, il comando LLL di cui ti ho parlato poco fa non utilizza ls-la, ma fa appunto affidamento su EXA per visualizzare lo stesso formato tabellare. Quindi se utilizzerai, come abbiamo visto poco fa, LLL, se l'avrai installato e se avrai installato EXA a parte, le due cose lavorano insieme e ti basterà fare LLL per utilizzare EXA con tutti i parametri ottimali. Boom! Bene, ma già che siamo dentro a questa cartella gittata, vediamo che c'è un file che si chiama readme. Ora, per visualizzare i file di testo da terminale generalmente utilizziamo cat, quindi ad esempio se impartiamo cat readme.md, eccolo qua, ci viene sparato tutto il file con il contenuto di questo readme. Ora non so tu che sei in ascolto, ma io in questo file così senza nessun highlighting, senza nessun colore, non ci capisco assolutamente niente. Per fortuna c'è un comando alternativo a cat che si chiama bat e che fondamentalmente funziona veramente nello stesso modo, quindi una volta di averlo installato vedremo fra poco come fare, basta fare bat seguito dal nome del file che vogliamo visualizzarlo ed eccolo qui, ci viene presentato il file con questo bellissimo syntax highlighting, quindi tutti questi bei colori, c'è qui l'indicazione chiara del numero di riga, c'è addirittura la paginazione, possiamo quindi avanzare tramite lo spazio, quindi battendo spazio visualizziamo una pagina alla volta e non tutto il file in una volta sola, che è sicuramente più comodo da visualizzare, e poi ci sono un'altra serie di funzionalità veramente interessanti legati a questo bat. Prima di impazzire basta che premi Q per uscire da bat e tornare alla linea di comando. Ora per installare bat di nuovo puoi fare riferimento all'articolo su turbolab.it, c'è qui un comando per installarlo direttamente dal repository e in questo momento c'è anche un piccolo bug che va gestito manualmente, ovvero il comando non si installa automaticamente, bisogna creare manualmente il link, però ti basterà copia e incollare questo comando all'interno del tuo terminale e verrà gestito tutto automaticamente e ti ritroverai a disposizione bat esattamente come ho fatto io in questo momento. Se utilizzi il terminale da qualche tempo probabilmente sai che utilizzare il comando find per trovare i file che ti interessano è sempre un po' brigoso. In particolare per utilizzare find si utilizza una sintassi come questa, quindi find punto per indicare dove vogliamo cercare, type f per includere solo il file e poi meno iname seguito da questa dicitura, quindi tra virgolette il nome del file e gli asterischi per ricercare il file che vuoi. Ora questo strumento sicuramente funziona bene, ci individua dove stanno i file che ci interessano, però la sintassi francamente è un po' noiosa da gestire. Fortunatamente c'è un comando alternativo più moderno che si chiama fd e che ci permette di fare la stessa cosa, quindi se ad esempio scriviamo fd e read, come appunto potrebbe essere questo readme che abbiamo scritto qua sopra, ci viene visualizzato il file allo stesso modo, quindi il risultato grosso modo è identico se non per il fatto che qui la sintassi è molto molto più comoda. Ora vediamo invece alcuni comandi molto interessanti per chi debba scaricare oppure caricare dei file da oppure verso un server remoto, in particolare generalmente utilizziamo scp
quindi SCP è il nome del file che vogliamo trasferire, però sostanzialmente SCP va benissimo fino a quando trasferiamo dei file singoli oppure delle cartelle che contengono pochi file. L'alternativa molto più interessante invece è utilizzare RSync, perché sostanzialmente ci sono diversi benefici, fra i quali che possiamo attivare una compressione automatica e possiamo anche impartire il comando delete --delete, che ci permette appunto di fare un mirror, ovvero copiare esattamente la cartella così com'è da remoto verso locale oppure da locale verso remoto, cancellando eventuali file che non siano presenti nella sorgente. Quindi si fotocopia proprio completamente la cartella. Il problema è che appunto il comando è piuttosto articolato, quindi bisogna ricordarsi tutta questa pappardella per fare appunto il trasferimento. Siccome io spessissimo devo fare questa stessa operazione, ho preparato due funzioni che si chiamano zzmirror2 e zzmirrorfrom, che ci permettono di svolgere questa stessa operazione in un modo molto più semplice. Quindi, per utilizzare questi due comandi, la prima cosa da fare di nuovo è installare il pacchetto zzalias che abbiamo utilizzato anche prima, quindi qui su turbola.it/3492 c'è il comando completo che puoi copiare nel tuo terminale per raggiungere l'obiettivo, e a questo punto puoi utilizzare il comando in questo modo. Quindi ad esempio zzmirror2, e poi indicando il tuo server, quello che fa è che fotocopia la cartella corrente sulla destinazione remota. Facciamo rapidamente un esempio qui nel nostro terminale. Quindi ad esempio immaginiamo di avere a disposizione l'accesso SSH a un server che si chiama turbolab.it. Se entriamo in SSH come ho fatto in questo momento, sotto cd var www.turbolab.it, abbiamo a disposizione tutto il sito di turbolab.it, quindi ls-la, ecco qua, troviamo dentro tutti i file che fanno parte del nostro sito. Ora immaginiamo di voler scaricare in locale questa cartella var www.turbolab.it. Ora ti dico subito che questa cartella pesa diversi gigabyte, perché contiene anche tutte le immagini che carichiamo all'interno degli articoli del sito, quindi sono veramente moltissimi gigabyte. Copiarla con SCP sarebbe semplicemente da folli. Quindi possiamo utilizzare il già citato comando di rsync, però siccome io ho installato zzalias come ti ho indicato poco fa su questo PC, posso fare molto meglio. Ad esempio posso entrare nella mia home e posso dire zzmirror from turbolab.it due punti e il mio percorso. Quello che succederà è che appena batterò invio, mirror from scaricherà tramite rsync tutto il percorso appunto var www.turbolab.it che abbiamo appena visto tramite SSH sul PC locale, e in particolare creerà una nuova cartella all'interno della cartella corrente. Eccolo qua, boom, ho battuto invio ed ecco che sta scaricando tutti i file in maniera sequenziale. Ora, in caso la connessione dovesse cadere oppure dovesse esserci un rallentamento o qualsiasi tipo di problema, potrò rilanciare lo stesso comando e semplicemente ricomincerà a scaricare gli stessi file, ricominciando da dove aveva interrotto, senza bisogno di ricominciare da capo. È sicuramente una gran comodità rispetto al classico SCP. Ora, di nuovo, immaginiamo che abbiamo scaricato qui ls-la, la cartella turbolab.it, eccola lì, cd turbolab.it. ora immaginiamo invece di dover fare l'operazione contraria, ovvero questa cartella turbolab.it vogliamo caricarla sul nostro server remoto. In questo caso utilizzeremo zzmirror2 e vogliamo dire di caricare questa stessa cartella turbolab.it nella quale sono entrato, ad esempio su turbolab.it due punti barra, eccolo qua il percorso, e diciamo di farlo all'interno, di creare una nuova cartella che si chiama turbolab.it 22. Non appena batterò invio, eccolo qua, verrà svolta l'operazione inversa, quindi andremo a caricare tutta questa stessa cartella nella posizione remota del server che abbiamo appena indicato. Quindi sostanzialmente stiamo utilizzando rsync come abbiamo appena individuato, ma con una sintassi molto più semplice. Come hai visto, sostanzialmente, siccome avevamo scaricato pochissimi file, ha già finito. Con questa cosa, di nuovo lo ripeto, è semplicemente l'equivalente di utilizzare rsync con una sintassi molto più semplice, e quindi abbiamo tutti i vantaggi di rsync senza però bisogno di impazzire con il comando lunghissimo di rsync che abbiamo visto un attimo fa. In ambiente Linux gli archivi compressi che vanno per la maggiore sono i tar.gz oppure gli archivi zip. Questi sono sostanzialmente due formati standard del mondo Linux. Vanno benissimo, sono ultra compatibili perché comunque i pacchetti per utilizzarli sono a disposizione di qualsiasi distribuzione, ma in realtà non sono veramente il massimo per quanto concerne l'efficienza di compressione. Ovvero, utilizzando un'alternativa potremo ottenere dei file molto molto più piccoli e quindi molto più facili da scaricare oppure
oppure da archiviare magari per conservarli sul lungo tempo senza consumare dei gigabyte e gigabyte inutilmente di disco fisso. Uno dei formati migliori secondo me è sicuramente il formato 7zip, 7z, e sostanzialmente abbiamo anche in ambiente Linux la possibilità di installare il comando 7za, che costituisce sostanzialmente l'equivalente da linea di comando del 7zip, che è un programma famosissimo per Windows per gestire gli archivi compressi. Ora sostanzialmente io qui ho fatto alcune prove di compressione con qualche database SQL, e come puoi vedere la differenza fra l'archivio non compresso, l'archivio compresso in 7zip e l'archivio compresso in zip è veramente enorme. Ora non voglio dilungarmi più di tanto su questo argomento, qua sotto ti ho lasciato i comandi principali, in particolare con questo comando puoi creare facilmente un archivio 7zip, però facendo riferimento alla guida completa che ti ho linkato qui sempre nell'articolo, trovi tutte le informazioni per installare il comando 7za sul tuo PC Linux e appunto per utilizzare al meglio questi comandi per ottenere i risultati cercati, quindi creare degli archivi 7zip oppure estrarre da un archivio 7zip preesistente tutti i file che contiene. Bene, da Zanni di Turbola.it è tutto, come al solito fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensi di questi comandi, se li hai utilizzati, se ti sei trovato bene, e in particolare fammi sapere anche se hai altri comandi che non ho citato in questo video che però trovi estremamente utili e interessanti nel tuo lavoro quotidiano. Per tutto quello che ti viene in mente i commenti qua sotto sono a tua disposizione, fammi sapere tutto. Se invece il video ti è piaciuto, come al solito ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace per fammelo sapere, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi Linux come oggi, oppure Windows, Internet, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo PC, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!